Buongiorno a tutti, ci troviamo nella redazione di CAM per parlare di elezioni europee. Il 26 maggio, come molti sanno, ci sono le elezioni amministrative in molti comuni della nostra zona, non a Magenta. Abbiamo già intervistato diversi candidati e oggi invece intervistiamo un politico che si candida per rappresentare l'Italia alle elezioni europee. Mauro Parolini, buongiorno Mauro Buongiorno. Parolini. Io mi sono letta qualche cosa di Mauro Parolini per preparare l'intervista. Nato ad Desenzano del Garda, sposato, tre figli, ingegnere e fino all'anno scorso ha ricoperto la carica di assessore allo sviluppo economico in Regione Lombardia. Adesso vai avanti tu a raccontarci un po' qual è la tua militanza nel partito con cui ti candidi, Forza Italia, e la tua esperienza politica che, da quello che ho capito, è molto collegata anche alla tua professione. Ma io ho iniziato, che ero già grande, avevo già 37 anni e ho fatto il consigliere provinciale di minoranza in provincia di Brescia. Esperienza per certi aspetti difficile perché hai tante idee ma non le puoi realizzare perché sei in minoranza, ma anche molto interessante perché lì ho imparato a fare politica. Io credo che ci sia bisogno di imparare a fare politica, a capire i problemi, a capire i meccanismi e le istituzioni perché altrimenti si rischia di non essere efficaci. Poi nel 99 abbiamo vinto le elezioni, sono diventato assessore alla pubblica istruzione, edilizia scolastica, lavori pubblici e viabilità e mi sono occupato della costruzione di scuole e di strade, oltre che di una cosa che ho fatto nel 2000, di cui ho trovato traccia in internet, e cioè l'istituzione del buono scuola, 1.640 milioni di lire destinate alle famiglie per aiutare sulle spese, sia per le spese di libri, di cancelleria, che per le rette scolastiche, per le scuole paritarie, per migliaia di famiglie. Ecco, è stata un'iniziativa dal valore concreto, ma anche simbolico, perché credo che l'educazione sia il tema fondamentale. La stessa cosa, la stessa passione, la stessa convinzione l'ho messa nel costruire nuove scuole o nell'adeguare quelle esistenti. E poi, ecco, a Brescia abbiamo costruito tante strade e sono stato anche tra i protagonisti della costruzione della Brebemi, la nuova autostrada che collega Brescia, Bergamo e Milano. Insomma, lì ho imparato che amministrare vuol dire assumersi il rischio del governo, e cioè ascoltare molto, capire i problemi e dopo aver ascoltato e capito, assumersi il rischio della decisione, perché far politica è una responsabilità e quindi devi assumerti il rischio di decidere e di scegliere tra le diverse opzioni quella che ti sembra più giusta. E poi bisogna farsi sulle maniche e lavorare tutti i giorni per realizzarla. E dopo 11 anni sono andato in regione, prima come consigliere, presidente della Commissione Agricoltura, poi capogruppo del PDL e infine assessore al turismo e commercio e poi allo sviluppo economico. Insomma, io credo che c'è una progressione nella carriera politica, si arriva a ricoprire cariche anche importanti con una competenza che altrimenti si rischia di non avere e avere la competenza si costruisce nel tempo. Quindi, Mauro, dopo aver sentito il tuo curriculum di tutto rispetto, si capisce che sei una persona che affronta le tematiche e i temi con la competenza che gli viene dalla sua esperienza, sia professionale che di ascolto, no, del territorio. Nel programma di Forza Italia, quindi anche il tuo, i temi, diciamo, posti in evidenza per cambiare l'Europa attraverso il nostro apporto d'Italia sono la persona, la famiglia, il lavoro e l'impresa. In che cosa si differenzia il programma del tuo partito, il tuo personale, rispetto a questi temi che sono anche utilizzati come programma elettorale non solo da voi, ma da altri partiti? Beh, innanzitutto la concezione di fondo. Io credo che il dramma, qualche volta la tragedia che stiamo vivendo nella nostra società sia il fatto che le persone sono sempre più sole, sempre più isolate e di fronte a problemi anche piccoli, si trovano disarmate. Ecco, io credo che la politica debba partire da lì, e cioè riconoscere, valorizzare, aiutare, sostenere anche economicamente le comunità, a cominciare dalla famiglia, poi dalle associazioni. Ecco, per esempio, io devo dire che ho qualche perplessità, anzi, sono totalmente contrario al reddito di cittadinanza, ma non tanto perché
nell'intenzione di occuparsi di chi ha bisogno, perché questa è una questione decisiva, positiva e decisiva. Quello che è negativo è che si rivolge ai singoli, cioè è lo Stato che dà la mancia a qualcuno, peraltro per dirgli stai pure a casa e non andare a lavorare, ma io credo che invece si debbano aiutare quelli che si mettono insieme. La famiglia la prima, cosa vuol dire? È che se uno fa 3, 4, 5 figli, invece di dargli la miseria di assegni familiari che si dà in Italia, si comincia a dare quello che si dà in Germania, 3, 5, 6 mila euro. Oppure una famiglia in cui c'è una persona sola, anche con un figlio solo, e se non ce la fa, già dagli una mano, perché educare i figli è una grande attività di interesse pubblico. Oppure che si tiene gli anziani. Insomma, e poi ci sono anche persone che non hanno neanche una famiglia, che ci sia qualcun altro che si mette insieme, anche in modo informale, per aiutare, per dare una mano, magari per portargli da mangiare, ecco, è una grande attività di interesse pubblico. Allora questa è la questione decisiva, non elencare nomi che magari poi si scordano il giorno dopo, ma capire che una società che funziona bene è una società in cui i rapporti tornano ad essere solidi, in cui c'è gente che costruisce rapporti stabili, e riconoscere questo è una questione anche per la pubblica amministrazione fondamentale. Per quello che riguarda l'Italia, in generale rispetto all'Europa, perché parliamo di elezioni europee, noi siamo come paese riconosciuto in tutto il mondo come un museo a cielo aperto e anche con delle eccellenze dal punto di vista delle bellezze del territorio, dei prodotti agroalimentari, della cucina, della moda. Come fare a valorizzare queste eccellenze italiane in Europa? Beh, intanto io mi sono occupato da assessore al turismo di fare in modo che la Lombardia diventi sempre di più una destinazione turistica e una destinazione turistica di qualità. E qual è il nostro, cioè quello che abbiamo da offrire? Una enorme varietà di proposte. Certo, c'è Milano, ci sono i laghi, ci sono le città d'arte, ma c'è anche una grande storia. Cioè, voglio dire, a Magenta si è fatto un pezzettino della storia del nostro paese e non marginale. Ecco, che qualcuno abbia interesse di venire qui e vedere i luoghi in cui si è svolta la battaglia, piuttosto che capire quali sono poi state le conseguenze. La vostra chiesa principale, ecco, è in qualche dedicata a San Martino, anticipa in qualche modo i temi dei fondatori dell'Europa, costruita per riappacificare i popoli che si erano sparati addosso a Magenta. Ecco, io credo che valorizzare quello che abbiamo e ciò che siamo fa bene a noi, ma serve anche a creare lavoro, a creare economia. Ecco, il mio lavoro in regione è stato questo, tanto fare una legge nuova, la più nuova e la più articolata tra tutte le leggi regionali sul turismo, per dare strumenti perché tutto quello che abbiamo possa diventare motivo di crescita. Insomma, la Lombardia è ricchissima di attrattività, bisogna metterle insieme, promuoverle insieme e fare in modo che di creare valore. Per quello che riguarda il 26 maggio, così chiacchierando in giro, io ho scoperto che ci sono delle persone che abitano nei comuni dove non ci sono le amministrative che non sanno neanche che si vota per l'Europa. Quindi lanciamo un appello intanto per tutti coloro che ci ascoltano, ci sono il 26 maggio e il voto è un diritto dovere, lo sappiamo tutti, ma perché è importante noi italiani votare alle elezioni europee, visto che comunque già ne facciamo parte, perché è importante il voto? Beh, intanto temo che molti elettori non sappiano che si vota per le europee perché nella campagna elettorale si parla di altro, e cioè diventa puro pretesto per argomenti di politica interna. Invece in Europa si decidono molte questioni che ci riguardano da vicino, le norme tecniche, quelle economiche, quelle finanziarie, cioè che riguardano il nostro conto in banca, il fatto che l'Europa sia la destinazione del 60% dei prodotti che vengono dall'Italia. Però, quindi se ci fossero le frontiere, le dogane di nuovo, ne avremmo un grave danno. L'80% dei turisti che vengono in Italia e ancor più in Lombardia vengono dall'Europa, e quindi se ci fossero le frontiere ne avremmo un grave danno. L'Europa è quella che ci ha salvato dal default del nostro debito pubblico, un debito pubblico che rischiava di diventare insostenibile, ecco, è stato salvato dall'azione della Banca Centrale Europea. Insomma, in Europa si decide molto del nostro destino, del nostro futuro.
Non occuparsene vuol dire lasciare che siano gli altri che si occupano del nostro destino. Allora, andare a votare il 26 per l'Europa vuol dire tornare protagonisti della propria vita, delle scelte che ci riguardano. E poi, altrimenti, non possiamo lamentarci del fatto che gli altri non fanno quello che andrebbe bene a noi e che magari altri paesi sono più influenti dell'Italia. Perché la prima cosa che in una democrazia è fondamentale e decisiva è il mandato del popolo. Esatto. E il mandato del popolo richiede che venga esercitato. Poi uno scelga i candidati e i partiti in cui si riconosce di più. Io mi riconosco in Forza Italia e quindi credo che gli elettori, ecco, se sceglieranno il mio partito sarò contento. Però la cosa sicuramente sbagliata è non andare a votare. L'importante è votare, quindi votare per esserci. Ho sintetizzato bene il tuo pensiero. Votare, no? Per esserci ed essere protagonisti. Ed essere protagonisti. E proprio per esserci, Mauro Parolini questa sera è ancora a Magenta. Parteciperà a un incontro presso la Sala Consigliare Basile, quella sotto la Biblioteca Comunale, con ospiti l'onorevole Colucci e il consigliere regionale Luca Del Gobbo, per parlare ancora di questi argomenti, della sua candidatura alle europee e quindi anche rispondere alle domande di voi, se volete fargliele, e di tutto il pubblico che ci sarà in sala. Posso prego, aggiungere, Mauro, una cosa, certo. Perché è una questione che mi sta molto a cuore. I fondatori dell'Europa, i grandi statisti Adenauer, Schuman e il nostro De Gasperi, sono partiti dall'economia, sì. Ma non hanno voluto fondare l'Europa in primo luogo per l'economia. Hanno detto mai più la guerra, dopo due guerre mondiali disastrose, ma che erano, avevano il loro epicentro in Europa. Dopo 200 anni di scontri hanno detto si può voltare pagina. E se abbiamo avuto 70 anni di pace, ecco, io credo che questo sia dovuto ad una scelta, non al caso. E è una scelta che noi di cui dobbiamo essere grati, consapevoli, e che dobbiamo di nuovo fare anche in queste elezioni. Perché guardate che l'ansia e la paura sono anche fondate di fronte all'incertezza del futuro. Però noi abbiamo bisogno di non di indicare un nemico, ma di alimentare la speranza. Ecco, io credo che il 26 vincere le elezioni europee per l'Italia vuol dire far vincere le ragioni della speranza. Bene, grazie a Mauro Parolini, candidato alle elezioni europee con la lista Forza Italia Berlusconi, stasera a Magenta alle ore 21 nella sala consigliare Basile. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Carla Rizzi, CorrierAltoMilanese.com.